ragazzi, buon pomeriggio, siamo al casting del Grande Fratello. Sono stato convocato dalla redazione per partecipare, ovviamente incrocio le dita, e oggi conosceremo un po' i personaggi che ci sono qui per fare il provino, quindi seguitemi. Ragazzi, buon pomeriggio, abbiamo un altro aspirante del Grande Fratello che si chiama... Allora, mi chiamo Nicola Abate, vengo da Caserta e spero che questa esperienza sia presto possibile e ce la farò, perché ho tanto sogno di entrare in TV e io spero che vada tutto bene. Anche questa giornata di oggi sono tantissimo emozionato. Vabbè, ci sta. Quanti anni hai? Io ho 28 anni. Cosa fai nella vita? Lavoro in un'azienda edile. Qual è il tuo motto in generale? Cioè, motto tipo un motto nella vita, se c'hai un motto tuo personale. No, non ho, c'è della... Non hai motto? No, vabbè, no. Vabbè. Magari motta. Giusto. Va bene, allora in bocca al lupo e magari lo vedremo su Canale 5, speriamo. Speriamo presto. Bocca al lupo. Un bacio. Ciao ciao. Allora, ciao, siamo con... Alessandra. Alessandra che viene da? Pagani, provincia di Salerno. Ho 26 anni. Cosa fai, Alessandra? Faccio l'infermiera. Ah, beh, una croce rossina nel Grande Fratello. Ci può stare, sai com'è? Se succede qualcosa, sono pronta. Va bene, Alessandra, ascoltami. Che fai nella vita, hai detto l'infermiera? Sì. Qual è il tuo motto? L'importante è partecipare, però se vinco è meglio. Grazie Rola, questa è agguerrita. Allora ragazzi, vi faccio tanti in bocca al lupo. Grazie, credi. Ciao ragazzi, siamo con un aspirante GFino che si chiama... Ciao, Salvatore Ferdinandez, vengo da Caserta in provincia di Capua. Ok, che fai nella vita, Salvatore? Allora, sono animatore nel villaggio camping Baia Verde, poi studio cinema e vorrei entrare a far parte di questa grandissima famiglia del GF VIP, del GF NIP, e spero che entri pure tu, così stiamo un pochino insieme, tesoro, e sono un bellissimo ragazzo, quindi spero grazie, che entri pure tu. Grazie. Prego. Ascolta, ma è il tuo primo provino? No, ho già fatto provini, ho fatto la comparsa nell'Amica Geniale, poi ho partecipato come concorrente di Miss Spettacolo a Fiuggi e spero comunque di lavorare ancora per la televisione e per lo spettacolo. Ok, ci vuoi lasciare con un motto, una tua filosofia, qualcosa che pensi? Ah, e state parati, siete pronti. Ok, e tradotto? Siete pronti sempre e sorridere sempre, un bacio. In bocca al lupo, Salvatore. Ciao, grazie, ciao. Allora, siamo ancora con l'ennesimo aspirante del Grande Fratello che si chiama... Io sono Edoardo l'Opinionista, non è certamente alla prima selezione che partecipo, ma sicuramente sarà questa per me l'ultima volta che partecipo alla stessa. Perché l'Opinionista, scusami? Perché anzitutto sono regolarmente iscritto allo spettacolo e perché sono un giornalista e in quanto sono invitato diverse volte in concorsi di bellezza e in concorsi canori come anche al Pallafiori di Sanremo. Però cosa ti aspetti da questa, cioè da questo provino? Guarda, io mi aspetto non dal provino, ma bensì mi aspetto dalla redazione e dagli autori di questo reality show che possa ritornare alla sua originalità. Ok, allora ti lascio il tuo motto per la vita, insomma un motto che usi in genere. Edoardo, uno zingaro d'amore e di stravaganza. In bocca al lupo, Edoardo. Grazie anche a te, buon lavoro. Grazie. Allora, ecco un'altra nuova aspirante del Grande Fratello che si chiama? Ferrara Lucia. Lucia, da dove vieni? Da Vieti sul Mare, ma trasferita a Corbara, da 10 anni. Brava, qual è il tuo sogno? Io già ne ho fatti 4 di provini e spero che questa volta, ci sono stata molto vicina e questa volta credo, spero, di farcela. Speriamo che la pigliano. Sono pazza. Voglio sapere un tuo motto. Viva l'amore, basta la guerra. Ah, brava, hai capito. In bocca al lupo, Luci. Crepi. Grazie. Bacio. Ragazzi, buon pomeriggio, siamo con Tresi Arcuri. Ciao a tutti. Tresi, da dove vieni? Da Crotone.
come mai qui sei venuta qui oggi? Vabbè, che domanda. Certo, hai fatto una domanda impertinente. Allora, Tracy è una showgirl, quindi lei sogna di fare la showgirl, però oggi sogna di entrare nella casa del Grande Fratello, giusto? Sì. Raccontaci qualcosa di te, vuoi cantare una canzone, vuoi dire una barzelletta, vuoi fare qualcosa? Cosa ti racconto? No. I love you baby, to a Melania night, I love you baby, just be when I stay. Bravissima Arcuri, è la sorella di Manuela Arcuri, però al solo che lei è Tracy Arcuri. Grazie, in bocca al lupo. No. Eccoci, siamo ancora con un altro aspirante del Grande Fratello che si chiama Giorgio. Giorgio, da dove vieni? Da Pestum. Però prima ti ho detto Capaccio. Ok, dicci qualcosa di te. Niente, ho 21 anni, vengo da Milano, dove studio moda, però sono originario di qui e non vedo l'ora di fare il provino perché voglio entrare, ok? Lui vuole entrare. Sì, voglio entrare perché... Voglio tras. Va bene, allora in bocca al lupo, dicci un motto, lasciaci con un motto. Ragazzi, pregate, in queste situazioni dovete pregare. Io lì ho la prece di Padre Pio dentro la borsetta. Pregate e se siate sempre fedeli, dall'inizio fino alla fine, vedete che le cose si realizzano. C'è la borsetta perché Mondial Casa ti aspetta. Grazie, ciao, bocca al lupo. Ragazzi, siamo con un altro aspirante del Grande Fratello che si chiama? Gennaro. Gennaro, da dove vieni? Villaggio Coppola, una frazione di Napoli. Ok, infatti dall'accento si sente. Gennaro, quanti provini del Grande Fratello hai fatto? Allora, questo qui è il primo proprio, in assoluto. Ah, quindi come si dice, il battesimo? Battesimo del Grande Fratello, ok. Cosa ti aspetti da questo provino? Oddio, come tutti si aspetta di entrare, ovviamente. Però tentare non nuoce, quindi ci provo. Vivo questa, cioè la mia vita la vivo costantemente a provare sempre le cose nuove, nuove esperienze. Bravo. Ci vuoi lasciare con un motto? Un motto che fai, che usi nella vita di solito? Hai un qualcosa che ti rappresenta? Sto riflettendo. Vivi la vita miglior possibile, come posso dire, è giusto? Perfetto, ok. Ragazzi, oggi siamo con... Doru. Ciao Tony, da dove vieni? No, Doru. Come ti chiami? Doru. Goru, vabbè, comunque Goku. Da dove vieni, Goku? Da Eboli. Ah, ho sbagliato io. Eboli. Senti, Goku, ma quanti provini hai fatto del Grande Fratello? La seconda volta. La seconda volta. Ascolta, ma cosa ti aspetti da questa intervista, da questo provino, insomma? Ma se non mi pigli né tale quale. Sono contento lo stesso. Ci vuoi lasciare con un motto? Viva la vita! Viva la vita, lui è un fan dei Coldplay. Allora, in bocca al lupo, Goku. Goku. Capirò il nome, in bocca al lupo lo vedremo a Grande Fratello. Ciao. Ciao. Ragazzi, siamo con un ulteriore aspirante del Grande Fratello che si chiama? Giuseppe. Giuseppe che viene da? Caserta. Giuseppe, quanti provini hai fatto del Grande Fratello? In realtà questo è il primo, è la prima volta che vengo qui a fare un provino. Quindi sei un po' emozionato, suppongo. Molto, molto emozionato e a stento riesco a parlare. Vabbè, non ti preoccupare, non ti trattengo molto. Lasciaci solo con un tuo motto che usi normalmente nella vita, un motto. Non ho un motto, però vabbè, un vivi e lascia vivere, ci sta. Va bene, allora in bocca al lupo. Crepi. Grazie.